finalmente è arrivato questo giorno. Loro al massimo, la Roma al massimo, per me è più forte a Roma. Chi vince avrà tutto, chi perde avrà niente. Se noi vinciamo sta coppa, ragazzi, li proprio lo uccidiamo calcisticamente, per i prossimi 20 anni non parlano proprio più. Vogliamo dire che Totti non ha mai segnato la Lazio in Coppa Italia? Per esempio. Vogliamo dire che De Rossi ancora deve fare il suo primo gol stagionale e domani è l'ultima partita della stagione? Per esempio. Vinci il derby e resta Andreazzoli. Coppa Italia, 10 anni ce lo voglio Andreazzoli. Perdi il derby, arrivano Mourinho e Cristiano Ronaldo. Stanno ben indossati. Il sorriso giallo-rosso a me lascerebbe più soddisfatto il pianto della... di chi mi sta davanti. Qualcosa che porteremo, spero, a ir a per un senso positivo. Potrà essere la serata calcistica più bella della mia vita, magari la più brutta. Ho la sensazione che la Roma abbia un pizzico di talento in più, forse anche più di un pizzico. Vale come più di Roma-Liverpool. La partita proprio da romanisti. Giochiamo a pallone, non ci stanno rivali, soprattutto... Mari, in profondità, Candreva, il traversone, e lì la palla alla rete, la Lazio in vantaggio, ha segnato Lulic, esattamente al minuto 26 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico, ha segnato Lulic, ha segnato la Lazio. Questo è il momento più basso della storia della Roma. Questa è una sconfitta che pagheremmo tutta la vita. Ieri è stata gettata una bomba atomica sulla Roma. La Roma è caduta! A noi ci rode tantissimo il culo, perché quello che è successo ieri è una macchia indelebile che non si cancellerà manco con 10 coppe di campioni, perché è successo l'irreparabile. È successo quello che non sarebbe mai dovuto succedere. Ci hanno rovinato la Roma. Voi avete permesso alla Lazio di alzare una coppa davanti alla Sud. Questa Roma-Lazio di Coppa Italia, che è storica, l'ha vinta la Lazio ed è una cosa che rimarrà nella storia della Roma. Abbiamo fatto godere la Lazio in maniera indicibile. Un tifoso della Lazio oggi sta godendo come un matto. Questo è uno smacco incancellabile, ma è inutile che parliamo. E vergognatevi, non potete mettere sta maglia. Di fronte a chi? Di fronte a noi romanisti? Vi permettete di dire siamo i primi della capitale? Ma te che primi? Sono, vabbè, come tutti sotto un treno. Io mi sento umiliato. Mi fanno schifo, via tutti! Hanno permesso a una squadra di farsi la coppa a una persona indagata. Senti, io ancora piango, il cuore mi sanguina proprio. Ieri è stata la giornata più brutta della storia della Roma. Non mi sarei mai aspettato di dover subire un'umiliazione del genere, purtroppo è così. Ho pianto e sono rimasto sugli spalti a guardare incredulo quello che succedeva, ma quello che ho visto ieri non penso che non si possa raccontare. Molti tifosi della Roma sono andati via giustamente, perché vedere quella cosa fa male, fa molto male. Quelle Andreazzoli prima della partita, i laziali mi vogliono bene, e grazie al cazzo che te vogliono bene. Cioè tu hai perso, non hai perso un derby, tu hai perso il derby. Pronto? Mi sembra un deficiente Mario, so piagne, mi chiamo Fabrizio a 50 anni e mi hanno fatto piagne! Per partire da casa ho raccolto 46 o 47 maglie della Roma e sto riportando a Roma Store. Sono praticamente diverse ore che ovviamente ho un magone allo stomaco, certo, che non se ne va più via. Ma 99 tifosi da Roma sono scesi ieri notte, ne hanno posso dormito. Farti probabilmente io dormo manco stanotte, lo vedi come sto emaciato, sono arrivato da cottura. Io sapete i tifosi da Lazio che ci hanno scritto? Non sapete manco quando siete nati, non sapete neanche il giorno in cui siete nati. Questa è una ferita incancellabile. Ma avete umiliato tutti i romanisti. Ma sotto un treno stavamo tutti ieri. Perché ci avete umiliato? Siete riusciti a perdere una... Era meglio uscire con l'Inter. Ma guarda che mi tocca dire, era meglio uscire con l'Inter. Mannaggia a destro quando ha segnato atto a Milano. Non dovevamo andarci a sta finale. Era meglio uscire con l'Inter e Stramaccioni. Cioè questo non doveva succedere. Non doveva assolutamente succedere. La finale persa con la Lazio è una cosa che non era mai successa. Io volevo assaggiare la coppa in fascia. Poi tu potevo andare in B, io preferisco A, io l'hanno pure essere B. Vi posso garantire una cosa. L'unica cosa certa è che ci ricorderemo. Sempre! Sono delle cicatrici che sicuramente ti porterai dentro per sempre. Non parlava nessuno, era tanto lo sconforto e i pianti che nessuno si è degnato di una parola. È stata segnata una pagina infame della storia della Roma. La pagina peggior è peggio di Roma-Liverpool, è peggio! Ma ha lasciato dentro un senso di fine.